credo che in complesso la selezione che è arrivata alle giurie è una selezione che ha da un lato cercato di premiare i temi, cioè ci sono alcuni fil rouge che attraversano molti dei film che abbiamo visionato, per esempio la questione, la condizione femminile, il desiderio di una donna che vive in una situazione disagiata in, sia geograficamente che socialmente, di realizzare il proprio sogno. Sono parecchi lavori che seguono questa traiettoria. Uno sguardo particolare alla condizione di alcune comunità in territori disagiati e svantaggiati della terra. Globalmente abbiamo trovato anche la qualità dei cortometraggi molto alta, infatti per la mia giuria è stato abbastanza difficile scegliere il cortometraggio che avrebbe vinto, proprio perché in realtà quasi tutti ci sembravano degni di quantomeno di menzione, insomma degni di riconoscimenti. È un buon inizio, ritengo che sia stata una cosa straordinaria riuscire a portare a termine questo festival in un periodo così complicato, essendo peraltro la prima edizione. Sono stati tutti molto bravi, lo dico senza proprio perché lo penso, e auguro al festival tutta la fortuna del mondo e di continuare la sua attività nei mesi che andranno da qui al prossimo festival del 2021. Una bella festa del cinema, il cinema che torna a Matera a animare questi luoghi che hanno visto tanti film girati, e spero che sia soltanto il primo di una lunga serie. Mi hanno colpito i cortometraggi, che sono stati tutti di altissima qualità. Sicuramente si sente, diciamo, la caratteristica della prima volta, no? Il fatto che comunque sia la prima edizione, quindi molto entusiasmo ma anche alcune incertezze, però i film sono stati gradevoli e l'organizzazione comunque funzionale e l'ospitalità magnifica. Per me è la prima volta in assoluto, perché in genere frequento i festival o come spettatrice, perché sono un amante del cinema, sono laureata in lettere su Pasolini, quindi comunque sono proprio una grande appassionata, però in realtà ho sempre partecipato o con dei film oppure così, appunto, come semplice spettatrice. Come giurata ero un po' imbarazzata, infatti quando ho votato ho sperato che fosse una votazione simile a quella degli intellettuali, perché so, gli altri sono degli intellettuali, e infatti è stata abbastanza simile, quindi questa cosa mi ha fatto autocompiacere molto.